I grandi amano le cifre. Quando voi gli parlate di un nuovo amico, mai si interessano alle cose essenziali. Non si domandano mai qual è il tono della sua voce, quali sono i suoi giochi preferiti, fa collezione di farfalle. Ma vi domandano che età ha, quanti fratelli, quanto pesa, quanto guadagna suo padre. Allora soltanto credono di conoscerlo. Dal piccolo principe. E torna anche questa settimana fuori tempo, già e non ancora. Come sempre, due tempi molto molto intensi, saranno tanti i temi che quest'oggi si intrecceranno, perché tanti poi sono anche gli eventi di cui parleremo. Domani, giornata del migrante, ci soffermeremo sull'importanza di chi è diverso ma non differente da noi. Parleremo di Maria, grazie ad un film che sta avendo tantissimo successo. Parleremo ancora di Sant'Antonio Abate, perché oggi lo ricordiamo e lo festeggiamo. Lui, protettore degli animali, e avremo l'opportunità, insieme all'Associazione Cattolici Vegetariani, anche di soffermarci sulle preghiere scritte dai santi proprio sugli animali. Partiamo subito perché è intensa, come dicevo, questa puntata, molto ricca di tanti argomenti anche su cui riflettere, come sempre. E parliamo proprio di unità dei cristiani. Sta per cominciare la settimana di preghiera per l'unità dei cristiani e chi più di lei rappresenta l'unità? Colei che ha raggiunto proprio la sua unità personale e con Dio. Possiamo chiamare la Beata Vergine l'unita per eccellenza, unita con se stessa nella sua dimensione psicofisica e unita con Dio nella sua dimensione spirituale. Maria allora diventa non solo modello, ma anche causa di unità. Con il nostro ospite in collegamento Skype parliamo di un film dedicato a Maria. Francesco Travisi, è sempre un piacere ritrovarlo e continuiamo a parlare di un film che sta scuotendo tantissimo successo, l'ultimo capolavoro del regista Juan Manuel Cotelo, La Terra di Maria. Ciao Francesco, bentornato. Anna Maria, grazie di nuovo di avermi ospitato. E sai perché noi ti abbiamo ricontattato? Perché vogliamo sapere come va la proiezione di questo bellissimo film che davvero sta riscuotendo tantissimo successo nelle sale. E la bellezza poi è il passaparola di tutti i film di Cotelo. Sì, no, sta andando molto bene, guarda, davvero. Ringraziamo, insomma, il pubblico e, vabbè, prima di tutti la provvidenza che sta operando attraverso spettatori stessi. Consideriamo che comunque sono quasi 2 mesi e mezzo che il film è partito ufficialmente nelle sale italiane e sempre grazie a questo passaparola che è stato veramente potente, ci sono state fino ad ora circa 350 proiezioni e almeno 25.000 spettatori più o meno da tutte le regioni hanno potuto vedere questo film. Ma sai che dall'ultima volta che ci siamo sentiti comunque hanno contattato anche noi per fare da tramite, quindi insomma la voce vuol dire che sta camminando e tu sicuramente già l'hai confermato, ma ci puoi dire qualcosa in più? Sì, sta camminando molto. Tra l'altro in Puglia stiamo forse per arrivare anche a Bari, perché chiaramente essendo una distribuzione, come avevamo già un po' parlato anche con Giovanni nella scorsa puntata, diciamo fatta da poche persone, perché siamo io e Giovanni e poi la buona volontà delle persone che si avvicinano, che ci contattano, si procede per piccoli passetti. Però ecco, sono piccoli passetti ma costanti. E quindi la cosa positiva è questa, che il cammino è ancora lungo, però siamo sicuri che arriveremo un po' dappertutto in Italia, sì.
Sta girando questo film, ma vogliamo anche ricordare un po' la trama, Francesco, visto che tu lo conosci bene, conosci anche il regista, conosci l'altro film, L'ultima cima, che ha avuto lo stesso successo. Accennaci giusto qualcosa sulla trama e soprattutto mettiamo in evidenza anche il tema dell'aborto, che è uno dei temi centrali del film. Sì. Allora, dato che parli appunto del tema dell'aborto, parliamo del tema che riunisce un po' tutte le storie. Il fatto che abbiamo una madre che non vuole rinunciare a nessuno dei propri figli, che siamo noi, e che quindi cerca in ogni modo di richiamare la sua attenzione a sé e ancora prima a suo figlio, a Gesù. E il film, diciamo, per sintetizzare, è un docufilm, quindi la parte iniziale è proprio una parte con attori, fra cui c'è anche il regista che svolge un ruolo importante nel lungometraggio, e parti di documentario, di interviste a persone reali che si raccontano davanti alla telecamera e raccontano la loro esperienza di conversione, perché anche loro, che erano distanti da questa madre, a un certo punto hanno avuto la fortuna, ma non chiamava la fortuna, hanno avuto la grazia di essere avvicinati da questa donna che, come dice nella parte filmica, il capo, che sarebbe questa donna che affida al regista, che è un detective, di una casa di investigazione sconosciuta, il compito di verificare se questi cristiani sono degli illusi, se sono stati frodati in qualche modo o seppure dicono la verità. Dicevo, queste persone hanno avuto la grazia di ritrovarsi faccia a faccia con questa donna, ma non tanto perché gli è apparsa tramite appunto un'apparizione o un evento mistico, ma perché hanno scoperto nel loro cuore l'assenza di una madre. Molte di queste storie, diciamo molte, due di queste storie toccano precisamente il tema dell'aborto, come tu dicevi. La prima è la storia di una modella colombiana, Amada Rosa Perez, che in seguito a tre aborti, comunque ha dei momenti di tristezza tali da portarla quasi al suicidio. E fortunatamente questo non avviene, e però grazie a questa donna che incontra, lei attualmente ha un centro di accoglienza a donne che hanno bisogno di essere sostenute durante la maternità. Il secondo caso, un medico americano, ex abortista, che ha compiuto non si sa quanti aborti, che durante un pellegrinaggio, un viaggio di piacere, come dice lui, a Guadalupe, praticamente sente una voce dentro di sé che gli dice: "Perché stai ferendo i miei figli?" E era una voce che parlava in inglese in un contesto di persone che comunque parlano tutte spagnolo, quindi era abbastanza inequivocabile. Da quel momento lui smette di compiere aborti e insieme alla moglie apre una clinica in Virginia dove ogni anno ci sono circa 20.000 pazienti accuditi e 700 parti non aborti ogni anno. Quindi ecco lo scatto di questo incontro con questa donna chiamata madre dai cristiani è il cambio di vita. Prima abortivo, ora non abortisco più. Prima ero egoista, ora mi dedico al prossimo. E altre storie che però, se ve le racconto, non ve le andate a vedere, quindi non le Infatti, racconto. hai già svelato tanto, troppo per i nostri gusti, ma va bene così, perché è bene anche, insomma, aiutare chi ci segue a invogliarli più che altro a venire a vederlo. E dicevi conversione, amore di Dio, meraviglia, stupore, ma anche ironia. Ironia che si trova poi nei film di questo regista, che tra l'altro, come tu stesso dicevi, è anche protagonista di Terra di Maria, è l'avvocato del diavolo praticamente. L'ironia si ritrova sempre, anche perché attraverso l'ironia si riescono ad inviare messaggi molto molto profondi e significativi. Sì, diciamo che qualcuno potrebbe pensare, ma se fai la battuta non sei onesto, perché vuoi attraverso una risata, attraverso un sorriso, far passare un messaggio. Ma non è questo il discorso, è che siccome la fede comunque dovrebbe portare gioia, perché manifestare questo messaggio
in un modo triste, Infatti. Infatti. ma trasmettiamolo nel modo che porta allegria. E perché no, facendo anche una battuta che non manchi di rispetto, ma che porti a una sana riflessione con un sorriso, che comunque è quello che dovrebbe suscitare qualsiasi cosa bella, E dovrebbe come. sì, dovrebbe caratterizzare poi, tra l'altro, il volto di tutti noi cristiani, quindi insomma, niente di più sbagliato pensare il contrario. Francesco, siamo a buon punto, però per chi volesse, comunque c'è un sito dove trovare tutte le informazioni, ma per chi volesse averlo nella sua città, questo film, la proiezione di questo film, può farlo anche in forma privata, voglio dire, non è necessario attendere che arrivi. Ci sono delle modalità che vuoi segnalarci? Allora sì, diciamo che la cosa particolare di questo tipo di distribuzione è che dipende dalle persone che vogliono vederlo. Quindi se mentre per qualsiasi altro film uno aspetta di leggere il giornale e vedere che cosa ti propone il cinema, con questo film bisogna che le persone lo richiedano. Più richieste abbiamo e più c'è la possibilità che il film venga proiettato anche nella città. Diciamo, o in tutte le città. Il modo è questo: andando sul sito che è www.terradimaria.it, c'è una sezione che recita vuoi vederlo? Chiedilo. Andando su questa sezione c'è un form da compilare, nome, cognome, città, cinema preferito e così. E in questo form noi raccogliamo tutte le richieste divise per regioni che ci pervengono. Ovviamente questa cosa non è sufficiente perché uno potrebbe avere, come è stato in alcune città, migliaia di richieste, ma nessun cinema che voglia ospitare il film. Quindi ecco, l'appello che faccio è di non limitarsi a fare la richiesta, ma se fra le persone che ci stanno guardando ci fosse qualche gestore o qualcuno degli spettatori avesse fra i propri amici un gestore o che conoscesse un cinema che vuole ospitare questo film. Ecco, benissimo, si mette in contatto con noi tramite il sito e la proiezione di sicuro verrà fatta. Finora tutti i gestori, anche quelli che inizialmente hanno storto un po' il naso perché dice è un film religioso, è solo, come purtroppo ci è stato detto, un film per le vecchiette, una frase tristissima, si sono dovuti ricredere tutti, perché nelle sale era pieno di bambini, di famiglie, di Giovani. religiosi, di laici, giovani. Quindi è un film per tutti. E quindi anche i gestori più scettici rimarranno sorpresi. Poi basta vedere, insomma, chi lo promuove, giovanissimo, e insomma, la nostra fiducia pienamente. Francesco, ovviamente torneremo a parlarne perché ci piace sia il regista, ci piace anche il modo di trasmetterlo e quindi di invogliare anche gli altri a vederlo. Ci piacciono ovviamente le trame, i temi che vengono trattati. E noi abbiamo visto il trailer del film, ma insomma è soltanto uno spunto per chi insomma fosse interessato a tutto questo. Intanto ti ringraziamo, ti facciamo tanti auguri e Grazie a voi, Marco. ti voglio chiedere, scusami, ecco, per chi magari t'avesse visto adesso per la prima volta, noi abbiamo avuto altri contatti, tu perché ci stai in mezzo a questa storia? Perché penso, ecco, che si debba un po' scardinare quel pensiero che di certi temi ne possono parlare solo le persone religiose, solo i consacrati. Credo che il cattolicesimo, il cristianesimo laico impegnato oggi sia la chiave di volta per far capire che Dio, la fede è per tutti. Quindi ecco, io mi ci sono ritrovato casualmente in questo mondo del cinema, perché io sono un pianista, un insegnante di musica, quindi di per sé non c'entro niente con questo ambiente. Però mi ci sono ritrovato. Ho accettato la sfida e effettivamente facendosi portare anche da questa intuizione che in realtà ha avuto un po' il regista nei miei confronti di dire provaci te che non c'entri niente a lanciare questo film nel tuo paese. Facendomi portare da questa intuizione sto vedendo che probabilmente grazie a un disegno superiore, divino, questa cosa sta arrivando a tanti cuori.
e la soddisfazione di arrivare a tanti cuori di miei concittadini grazie anche a un film, e non solo, perché poi molte delle persone che ci contattano, le conosciamo anche personalmente, un po' come te, è bello perché crea rete, crea chiesa, chiesa nel senso di comunità. E quindi questo penso sia importante e sia una grande spinta per andare avanti. E noi continueremo a lavorare anche con te, a collaborare meglio, visto che la passione comunque è comune. Grazie Francesco, grazie di tutto. Sicuramente ci risentiamo anche per prossimi eventuali progetti nuovi. Grazie Grazie a tutti voi. Ciao, un Francesco, abbraccio. alla prossima, alla prossima. Grazie a te. Ho sentito una voce, così dolce, era materna. Lei mi disse: figlio, non ne hai abbastanza, sei pronto a tornare a casa. Era una voce femminile, era diretta, era per me. Perché mi stai ferendo? Pensai di essere uscito di testa. Si avvicinò e vidi una bellissima donna. Io ricordo che c'era una voce dolcissima che mi parlava e che mi calmava come coccolandomi. Lei c'è sempre accanto, sempre ci accompagna, sempre ci consiglia. Attraverso Maria, la regina della pace, ho ritrovato la Chiesa. In questa striscia solitamente incontriamo il nostro amico erborista Frate Ezio Battaglia con i suoi consigli sui rimedi naturali per raggiungere il benessere fisico e mentale e non vediamo l'ora di incontrarlo. Anche quest'oggi lo raggiungiamo in collegamento Skype a Genova nella farmacia Sant'Anna. Rieccoci. Ci spostiamo nuovamente in farmacia e ritroviamo il nostro simpaticissimo e preziosissimo amico erborista, frate Ezio Battaglia. Ciao Anna Maria. Ciao, ciao, pimpante come sempre. Tu I prodotti dell'alveare mi aiutano. Infatti stavo per chiederti questo, ne fai uso spesso per essere Certo, così? pappa reale, propoli, molto, sì, Quindi polline. fa bene, abbiamo Sì, la sì. conferma da te stesso. Oggi parliamo di propoli, tanti la Certo. usano, forse anche sono utilizzatori casuali, chissà, li trovano lì sul banco, li prendono, provano. Che cosa sono? A cosa servono? È vero, la propoli è molto usata e spesso è poco conosciuta. La propoli è una sostanza resinosa che le api raccolgono sugli alberi, sulla corteccia delle piante, quindi è una sostanza prettamente di origine vegetali, però le api, dopo che l'hanno raccolta, la elaborano, ci aggiungono della cera, del polline e soprattutto degli enzimi in modo da ottenere questo prodotto. L'apicoltore, per raccogliere il propoli, lo rimuove con un raschietto apposta su tutta la superficie dell'alveare. Cosa ne fa le api del propoli? Intanto riveste le pareti interne delle celle utilizzate per deporre le uova e l'allevamento delle larve. Poi lo usa per chiudere le piccole fessure che non consentono il passaggio delle api. Teniamo presente che non sempre le api vivono in un'arnia fornita dall'uomo, molto spesso, specialmente una volta, andavano a colonizzare un albero cavo, una roccia, eccetera. Allora dovevano chiudere tutte le aperture da cui poteva entrare non solo il freddo, le intemperie, ma anche dei nemici che potevano rubare il miele o addirittura mangiarsi le api. Per
E allora hanno elaborato questa sostanza resinosa che serviva proprio a chiudere tutte le aperture inutili. Le api hanno anche dei problemi: se per caso una di loro muove nell'alveare, non riescono a portarla fuori, quindi se l'ape marcisce può creare dei problemi all'interno. Allora la ricoprono di propoli. Addirittura ci sono dei predatori come le lucertole che entrano. Sono un po' kamikaze, comunque entrano nell'alveare, mangiano le api. Molto spesso la fanno franca, molto spesso no. Se vengono trovate, vengono punte da più api e quindi muoiono lì. Anche quella lucertola morta viene coperta di propoli proprio per evitare la putrefazione e quindi delle malattie nell'alveare, nelle api. Intelligentissime queste api. Intelligentissime. L'uomo cosa ha fatto ovviamente? Ha sfruttato questa propoli, le sue proprietà che servivano l'ape per fare certe cose, per usarne per altre. Per esempio, visto che questa propoli sui cadaveri mummificavano, gli egizi lo hanno usato per mummificare le loro mummie, ad esempio. Addirittura non tutti lo sanno, ma uno, o forse il più grande segreto di Antonio Stradivari, ma comunque uno dei tanti, è che usava come vernice per i suoi famosi violini della vernice al propoli, che non solo faceva conservare il legno, impediva ad esempio ai tarli di mangiarlo, ma ne aumentava la sonorità. Il propoli però noi normalmente lo utilizziamo per le sue attività antibatteriche, quindi per la gola, viene messo nelle caramelle. Viene utilizzato in soluzione alcolica da spruzzare in gola e nel cavo orale, proprio perché la sua azione antibatterica molto spesso ci aiuta contro il mal di gola e la tosse e tutto quello che è collegato a questi problemi. Ma frateccio serve anche per prevenire? No, non è veramente, non previene. Diciamo che appena appena c'è un inizio può essere utile. Però è già cura. Sarebbe come chiedere se prendo l'antibiotico prima di avere non so, l'influenza, a parte che per l'influenza l'antibiotico non è una cura specifica, ma molti con l'influenza danno antibiotico. Non è che se lo prendi prima, troppo antibiotico fa male. Ora, il propoli è un antibiotico naturale, ma siccome c'è anche sono i fenomeni poi della resistenza all'antibiotico, è sempre meglio utilizzarlo quando hai già il problema, non prima, diciamo, come. Per evitare poi la malattia. Quindi diventa una cura. Invece per prevenire qualcuno di questi prodotti di cui abbiamo già parlato Allora, nel nostro dei precedente prodotti per incontro? prevenire ci sono i prodotti che aumentano le difese immunitarie. Avevamo visto la volta scorsa il miele, Quindi questo che va bene. sicuramente aumenta le difese immunitarie, la pappa reale che aumenta le difese immunitarie, il polline che aumenta le difese immunitarie, ma il propoli no, è Proprio forse uno dei quello. pochi, esatto, che non le aumenta in modo particolare, Va però bene. ha tante azioni. Addirittura il propoli viene anche utilizzato in agricoltura, appunto contro i vermi, contro i batteri e contro i funghi nelle piante, come protettivo. Per esempio, quando si pota un albero, si mette in modo da cicatrizzare, evitare che l'albero magari prenda delle malattie. È anche utilizzato per attrarre le api. Se io voglio, ho una cultura con tanti fiori e voglio che venga impollinato, perché altrimenti non ho i frutti, metto un po' di propoli sulla corteccia degli alberi e le api, sentendo l'odore, anche da lontano arrivano, trovano i fiori e poi fanno quello che devono fare. Perfetto. Quindi può essere molto utile. Per quanto riguarda il propoli alcolico, ecco, bisogna stare attento, specialmente nei bambini, sarebbe bene non utilizzare un propoli troppo alcolico, ma magari miscelato con delle sostanze tipo olio o altro che ne abbassa la percentuale di alcol, perché altrimenti tutto questo può far più male alla gola. Abbiamo già una gola irritata, specialmente il bambino, puoi ancora mettere un po' di alcol, anche se è poco. Può invece di migliorare, magari peggiorare la situazione. Approfitto per chiederti, io ho bisogno di questi prodotti che tu hai citato. Oltre a Certo. visitare il sito Sul erboristeriadeifrati.it, sito c'è una sezione. sì, posso anche acquistare online seguendo Certo. sempre i tuoi consigli? Certo, allora c'è il sito erboristeriadeifrati.it dove nella sezione i nostri prodotti ci sono proprio i prodotti, si possono acquistare online. Oppure si può mandare un'email all'indirizzo info@erboristeriadeifrati.it, dove io posso rispondere, a volte ci metto qualche giorno, ma comunque rispondo, consiglio
E poi le persone si regolano come meglio credono, ecco. Bene, benissimo, quindi insomma utile anche per questo. Certamente. Perfetto. Un'ultima domanda, perché dalla volta scorsa ci è arrivata anche questa, a noi personalmente, il miele fa ingrassare? Il Visto che è miele, come tutti dolce. gli zuccheri, può far ingrassare Ma bisogna perché mangiarne chissà diciamo, quanta ha un quantità. apporto calorico notevole. Infatti, se ne deve usare poco per dolcificare, che so io, caffè, tè o caffè latte, e invece è molto utile appunto per chi fa attività fisica perché comunque le consuma le calorie e quindi le può anche assimilare. Nei bambini che comunque continuano a muoversi molto spesso, se non sono sovrappeso ovviamente, è comunque un alimento molto molto consigliabile. Perfetto, grazie ancora frate Ezio e Prego. ci vediamo la prossima volta. Ciao, Alla prossima, ciao Anna Maria, grazie, grazie ciao. a te.